Una vittoria preziosissima e soprattutto una vittoria ottenuta con grande determinazione da parte del Chieti, che era partito subito con quel gol a freddo da parte del Riccione, quindi ha ribaltato il risultato e questa è una grande prova anche di maturità. Sì, penso che siamo sulla strada giusta, questa è una vittoria che dedico ai tifosi, alla società e chiaramente devo fare i complimenti anche per il gioco espresso oggi in campo. I ragazzi, insomma, abbiamo preso quel gol a freddo, abbiamo giocato con una squadra di ottima qualità, però insomma noi potevamo dare di più e l'abbiamo dimostrato. E tra l'altro oggi c'erano diverse assenze, Chianese ha dovuto un po' ridisegnare la squadra, c'è stato anche l'esordio di un giovanissimo Paletta, un 2004 che si è ben comportato in mezzo ad una difesa insomma molto, molto esperta, è tornato al gol il secondo consecutivo Salvatore e poi Postiglione per il sigillo finale. Sì, no, vabbè, questo come dico sempre è una famiglia, è determinante anche chi era fuori per motivi insomma di infortuni, però noi abbiamo 28 giocatori e sono tutti di prima fascia, quindi non ci preoccupa queste situazioni. Ha vinto anche la Battistrada, la San Benedettese, e domenica ci sarà il big match con la possibilità, fermo restando che la San Benedettese è una grande squadra, per voi di mettere la freccia, avete questa grande occasione, no? Al momento ci godiamo questa vittoria e da lunedì, da martedì iniziamo a lavorare per la partita con la San Benedettese. Un'ultima cosa, direttore, che cosa le è piaciuto oggi in particolare? Poi la gara a un certo punto nel primo tempo si era anche un po' innervosita, forse nell'intervallo il tecnico ha un po' catechizzato i suoi, no? Occhio, perché questa partita l'abbiamo ripresa nel finale del primo tempo, però possiamo anche vincerla. Ma sicuramente, guardi, noi penso che meritavamo il risultato, visto oggi proprio giocare a calcio, abbiamo giocato veramente bene, fiducia totale, e insomma ci godiamo questo momento e ripeto, lo dedico a tutta la piazza di Chieti che come sentiamo... Il campo sportivo piccolo, solo 100 per via dell'angustità di questo campo. Sì, questo per noi è determinante perché insomma sono il nostro supporto importante, quindi vogliamo ripagarlo, i ragazzi credo che ce la mettano sempre tutta.